si apre con questo video la nuova avventura, che è quello di passare i semi di Tao da internet, da Facebook, dal blog di Tao Roma a un nuovo media, il video. È una cosa che ho sentito perché tante persone hanno domandato dei contenuti video in cui si potesse raccontare, in cui si vedesse quello di cui si parlava e magari si riuscisse anche a fare una pratica, no? Quindi si mostrasse come si fanno le pratiche. Prima di questo occorre presentare un po' cos'è il Tao, no? Noi qui parleremo dei semi di Tao. Il Tao è la via, la sua traduzione più vicina alla lingua italiana è la via, e in particolare è la via personale di ognuno. È quel divenire fluido che noi un po' con la nostra, col nostro comportamento, con la nostra educazione, col nostro voler controllare le cose, tendiamo ad impedire. Ancora parlando dei video, è molto interessante fare una riflessione sul fatto che un tempo l'informazione spirituale, come può essere quella sul Tao, era un'informazione disponibile solo attraverso i maestri, e il maestro era uno, ci si legava al maestro per tutta la vita, perché un altro maestro era magari lontanissimo, quindi c'erano dei motivi pratici e c'erano anche dei motivi legati al sistema. Molto spesso essere legati a un maestro era riconoscere in lui la sorgente della via, che è una cosa che aiuta molto la mente. Oggi la mente, la stessa mente delle persone, è una mente molto distratta. Ci sono molti media, ci sono molte informazioni che arrivano da tutti quanti questi media e dalla vita che portiamo avanti tutti i giorni. Questo può essere un grande ostacolo, quindi può essere una grande distrazione, e dall'altra parte può essere una grande ricchezza. Questi video, i semi di Tao, vogliono essere proprio la fonte di questa possibilità, la possibilità di entrare in contatto con quello di cui si ha bisogno, quell'insegnamento, quella pratica di cui si ha bisogno, nel momento stesso in cui se ne ha bisogno. Questo è un divenire fluido, un legame che si è creato attraverso gli anni, ad esempio sulla pagina Facebook, in cui molte testimonianze sono quelle delle persone che, leggendo, hanno trovato un'intuizione utile per risolvere un piccolo problema della vita, o anche del blog di Tao Roma, in cui gli articoli spesso hanno aiutato tanti praticanti in tutta Italia, e quindi anche questi semi di Tao, l'augurio che portano, la gioia che portano è che possano essere di aiuto e utili al momento giusto, arrivare esattamente quando la persona ha necessità di sentire quella determinata parola d'amore, di gioia e di compassione. Per ora ci fermiamo e io aspetto il vostro aiuto anche per i prossimi argomenti. Quindi se vuoi sentir parlare di qualcosa nel Tao di particolare, me lo puoi dire, me lo puoi lasciare nei commenti, e le prossime pillole, i prossimi semi saranno da annaffiare proprio per te. Grazie, buona vita, buon Tao.